un'impresa modello per la ricerca della particolarità, l'attenzione alla tecnica, la cura del dettaglio, con un obiettivo, lo stesso da sempre, dimostrare la capacità del territorio dei Castelli Romani di produrre grandi vini. La storia dell'azienda Castel De Paulis inizia negli anni 60 e neanche 20 anni dopo vede la sua svolta. Tutto nasce alla metà degli anni 80 dall'incontro con un grandissimo tecnico di levatura mondiale come il professor Attilio Scienza, che viene a conoscenza di mio padre appunto per motivi istituzionali e viene portato a Castel De Paulis e rimane estasiato dalla posizione. Terreno collinare, terreni vulcanici, la giusta distanza dal mare. Quindi ci propone di fare una sperimentazione per cercare di capire, oltre ai vitigni autoctoni, quali altri vitigni potessero dare ottimi risultati. Così è stato e l'azienda ha fatto tabula rasa di 5.000 metri di vigneti per reimpiantarli con 25 tipi di uve diverse e sperimentare la creazione di altrettanti vini. Di questi 25 vitigni, più o meno la metà hanno, diciamo, passato l'esame e sono stati vitigni autoctoni, perché chiaramente per fare un Frascati, come sappiamo dal disciplinare, dobbiamo utilizzare Malvasia di Candia, Malvasia del Lazio, Trebbiano, Bellone e Bombino. Ma per i vitigni internazionali ebbero ottimi risultati il Viognier, il Semillon e il Sauvignon Blanc per i bianchi, lo Shiraz Petit Verdot e il Cabernet Merlot per i rossi e una assoluta novità per l'Italia, il Moscato Rosa. Qui siamo l'unica azienda al di fuori del Trentino in tutta Italia che produce il Moscato Rosa. Innescata la rivoluzione, l'azienda ha convertito tutte le vigne nei 14 ettari, introducendo nuove tecniche volte a favorire la qualità dei grappoli. Oggi realizza 7 vini, 3 bianchi, 2 rossi e 2 da dessert. L'orgoglio sono il Frascati Superiore DOC e un blend di 4 uve nere, affinato in botti di rovere. C'è un filo comune che li lega, che è la grande eleganza e la grande struttura. Noi lavoriamo molto sulla concentrazione delle uve. Questa concentrazione delle uve ci porta ad avere vini di grande potenza, ma allo stesso tempo che conservano una grande eleganza e soprattutto che in controtendenza rispetto ai Castelli Romani sono vini che si bevono negli anni. Quasi 40 anni fa l'intuizione di acquisire terreni nella Bassa Sabina per piantare viti. Poi nel 2003 la fondazione di una cantina con il sogno di restituire al territorio, già celebre per l'olio, il prestigio di essere patria di grandi vini. E questa è la storia della tenuta Santa Lucia, creata a Poggio Mirteto dalla famiglia Colantuono. Siamo riusciti a riscoprire una tradizione enologica assai presente nel secolo scorso, cioè nell'Ottocento, tant'è vero che documenti storici dimostrano che a monte di tanti vini premiati pochi erano gli oli. Quando io impiantai qui i vigneti ero veramente una terra libera, pochi erano i vitigni ammessi dal disciplinare della DOC. Io, avendo 43 ettari di vigneto da impiantare, chiaramente ho spaziato impiantando qui dei vitigni molto legati alla tradizione del nord, come il Sauvignon per i bianchi e anche il Merlot per i rossi, il Carignano, perché ci troviamo sulla stessa parallelo della Sardegna. E poi non solo, Falanghina e Pecorino. La Falanghina perché era una mia curiosità vedere come poteva esprimersi in questo terreno ricco di mineralità una Falanghina, così come il Pecorino. E così crescendo poi le ho vinificato separatamente. Ogni volta è stata una scoperta. L'impresa è valsa all'azienda numerosi riconoscimenti, arrivati grazie ai vini, 10 in tutto tra bianchi e rossi, di qualità e in particolare grazie a un fortunato Syrah in purezza. Impiantai il Syrah perché lessi che là dove venivano bene i fichi veniva bene il Syrah. Beh, ma qui i fichi crescono come in Sicilia crescono i capperi e tra l'altro anche se sono fichi selvatici sono buonissimi. Allora ho detto, ma se è una zona che fa fichi così buoni, il Syrah ci deve venire per forza bene. Produttori di vino di qualità e guardiani di un territorio costantemente minacciato dall'erosione urbana, con una roccaforte verde di 12 ettari di vigne biologiche alle porte di Roma. Un doppio ruolo che la famiglia Rotelli interpreta dagli anni 90, ossia da quando ha fondato la cantina Casale Mattia. La nostra azienda
principalmente nasce come viticoltori, siamo viticoltori da tre generazioni, mio nonno, mio padre e adesso appunto io, e solo nel 1996 abbiamo deciso di mettere in bottiglia le nostre uve, quindi di chiudere un po' questo cerchio e di imbottigliare tutti quanti i nostri vini. L'azienda è anche in biologico dal 95, quindi questo è stato un progetto che nasce appunto in quegli anni con l'introduzione del sistema biologico in azienda e con la costruzione di una nuova cantina dotata delle migliori tecnologie per poter appunto mettere in bottiglia le nostre uve. Questo è stato un po' il nostro filo conduttore all'inizio e ce lo siamo portati ancora fino adesso. Fiore all'occhiello è il Frascati DOC su cui l'azienda ha sempre puntato. Oggi ne ha sviluppato le proprietà, ottenendone una versione con maggiore struttura. Ne siamo orgogliosi. C'è stata un'evoluzione con la linea Rampazzo, un prodotto un pochino più di qualità, un pochino più che va verso una struttura maggiore. La linea abbiamo dedicato, diciamo, alla storia della viticoltura di Frascati il nome Rampazzo, con la doppia R iniziale, la U finale, significa appunto grappolo. Tutti quanti quelli che hanno fatto un giorno, almeno un giorno di vendemmia nella zona del Frascati e dei Castelli Romani conoscono questo termine Rampazzo. L'abbiamo voluto valorizzare con questa linea produttiva maggiore, quindi è il Frascati comunque il nostro prodotto principale e che, su cui crediamo e su cui continuiamo la valorizzazione. Torna a Berlino il Fruit Logistica, la più importante rassegna su scala mondiale dedicata al settore ortofrutticolo, che nelle passate edizioni ha registrato oltre 3.200 espositori provenienti da 84 paesi, con 72.000 visitatori da oltre 130 paesi diversi. E dove il Lazio da anni si garantisce un'importante vetrina con il suo spazio animato da eventi, incontri e cooking show. La fiera si terrà dal 3 al 5 febbraio prossimi. La Regione Lazio, attraverso Arzia, l'ha aperto alle manifestazioni di interesse da parte delle aziende del territorio che vogliono partecipare. Queste dovranno inviare la modulistica entro il 30 settembre. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.